amici di Genova Rock, buongiorno, siamo qui in questa splendida giornata di sole. Devo dire che effettivamente ci stiamo trovando divinamente, il panorama è fantastico, è meraviglioso, l'avete riconosciuto, anzi voi lo conoscete sicuramente molto meglio di me. Siamo nel magico porto di Sestri Ponente, tra l'altro una realtà che io ho scoperto molto recentemente, ammetto che non conoscevo, è di un suggestivo incredibile. Quindi dove è nata questa idea? Cerchiamo un posto molto suggestivo per dare una notizia che lo sia altrettanto. C'è una notizia che, quando ne abbiamo parlato effettivamente la settimana scorsa, ha colto nelle nostre file un grandissimo entusiasmo. Questo entusiasmo ce lo siamo portati fino ad ora per cercare di trasmetterlo a voi, perché dal poco di domande, quel poco di check che abbiamo fatto in giro, effettivamente riscontrato un successo enorme. Quindi ci siamo rivisti tranquillamente e abbiamo detto: va bene, sembra che la cosa funzioni, sicuramente funzionerà alla grande, è il momento di dare l'annuncio. E quindi mi è stato dato fortunatamente questo grandissimo onore, questo grandissimo piacere di poter esternare questa fantastica idea che ha avuto e che attuerà Genova Rock. Sto creando un po' di suspense tanto per incuriosirvi, naturalmente. Questo è il grande progetto di Genova Rock, una realtà che voi conoscete molto bene nel suo operato, quella di poter realizzare un CD compilation intitolato Genova Rock 1, o 1 perché siamo in Italia, come voi volete, composto da 14 tracce. John, è davvero una grande iniziativa, molto molto bella, ma quali sono le modalità per poter partecipare? Partecipare è semplicissimo, devi semplicemente avere una band di inediti di genere rock. Davvero davvero una bella cosa, sono molto felice di questo, però mi sorge spontanea una domanda. Questi ragazzi, non essendo affiancati da nessuno, non hanno nessuno dietro, quindi non avranno delle registrazioni ottimali, delle belle registrazioni insomma, e quindi qui come si fa? Non è assolutamente un problema, voi ragazzi inviateci il vostro demo, poi ci penseremo noi, anzi nella fattispecie ci penserà Max Campioni nei suoi studi, che sono tra l'altro molto attrezzati, sono molto all'avanguardia, la registrazione è in audio HD, quindi voglio dire, si presenta e si commenta assolutamente da solo. Lì faremo un lavoro di riarrangiamento, riapriremo le tracce, provvederemo eventualmente a un nuovo mixaggio e addirittura a un mastering finale. Penso che i nostri ragazzi potrebbero essere felicissimi di tutto questo, però quello che mi sorge di nuovo spontaneo chiederti è: ma quanto gli costerà? Assolutamente nulla, ricordate ragazzi, nulla sarà dovuto né per gli arrangiamenti, né per la riregistrazione, né per il mixaggio, né per il mastering e nemmeno per la produzione del CD stesso. Questo sarà a carico di Genova Rock, che ci penserà tramite i propri sponsor. John, ma quando pensi che uscirà tutto questo lavoro? Un regalo così grande è chiaramente previsto per una data solo, che è quella di Natale, perché Genova Rock vuole fare un omaggio ai propri ascoltatori, a tutti i ragazzi che li seguono attentamente e con gioia da anni. Credendo sempre di più, però manca veramente una cosa, una piccola piccola cosa, ma la presentazione del CD? Genova Rock non ama fare le cose a metà, credo che l'abbia dimostrato nel tempo. Cosa ha pensato? Come presentazione ha pensato di fare un grandissimo evento in un locale, in una data da destinarsi, dove verrà presentato il lavoro stesso, dove le band che presenziano faranno un mega concerto dal vivo. Ok ragazzi, allora questa è una parte molto importante. Prima cosa, dovete mandarci il vostro demo. Seconda cosa, che sia iscritto alla SIAE tramite apposito modulo. Terza cosa, la manleva che il brano è libero da ogni vincolo editoriale e discografico. Mandateci tutto alla nuova email genovarock2015@gmail.com. Ciao! A questo punto so che sta sorgendo fra di voi una domanda, no? Quello che è un quesito, ma io sono qua per rassicurarvi, non vi preoccupate, sicuramente la prima edizione della compilation, il Genova Rock 1, sarà dedicata a 14 tracce puramente rock, ma noi abbiamo un grande sogno in questo progetto e ci crediamo tantissimo, quello più avanti di poter continuare, ok? Con un Genova Rock 2, Genova Rock 3. Lì daremo spazio a molti voci della musica, che possono essere hard rock, heavy metal, pop o tutti i generi che a voi piacciono e che vi vengono in mente. Quindi non vi preoccupate, perché Genova Rock, come al solito, dà spazio per
per tutti. Tengo tantissimo a farvi sapere che per realizzare tutto questo Genova Rock si è appoggiato, ha collaborato con l'Associazione Culturale Musicale Amaca. Onde evitare problemi futuri, ci tengo a ricordarvi che tutte le demo che saranno inviate alla mail di Genova Rock saranno selezionate dal nostro direttore artistico e inoltre tutto il materiale mandatoci non verrà restituito.